Questo 2021 continua a regalare ondate di brutto tempo e danni al territorio della valle. Tra venerdì e sabato è caduta copiosa la pioggia che ha causato nuove cadute di piante, frane e smottamenti. Nel comune di Borgomozzano, sulla strada tra Cuneo Nete ed anche sulla strada per San Romano di Motrone si sono verificati smottamenti. Impressionanti come sempre le immagini della forza dell'acqua nei pressi della diga di Borgomozzano. Il livello del cerchio, alimentato anche dalla lima, è stato in certe ore alto. Più a monte, la piena del fiume ha causato anche una nuova erosione delle sponde sia lato Barga che lato Gallicano nei pressi del ponte di Gallicano. Una frana ha completamente ostruito sabato mattina anche la strada tra Tiglio Basso e Tiglio Alto nel comune di Barga, mentre venerdì sera un grosso albero si è appoggiato al tetto di un'abitazione in via Nebbiana a Barga. Nel comune di Gallicano era stata chiusa la strada comunale per Verni e Trassilico. Uno dei tanti eventi correlati alle nevicate dei giorni scorsi, terreno ammollato, le piante alte, ribaltamento e la successiva frana. Il tracciato è stato riaperto nel pomeriggio di sabato. Con questa situazione emerge anche quanto sia sempre più difficile vivere in montagna. Ancora disagi, troppi disagi che fanno correre rischi alle persone che si ostinano a vivere in montagna. Lo fanno con grande passione, con grande amore, con grande rispetto di questi luoghi, ma è arrivato il momento di tagliare con le chiacchiere e arrivare qui con dei soldi per mettere in sicurezza i nostri luoghi, i nostri posti, se vogliamo evitare che tutti abbandoniamo questi luoghi e ci trasferiamo nelle grandi città. Sopra i 1000 metri intanto è tornata nella notte di sabato a cadere la neve. In Garfagnana, per pericolo slavine, è stata chiusa la strada del Passo delle Radici da dopo il casone di Profecchia fino al confine emiliano. La decisione è stata assunta dai carabinieri forestali del servizio Meteo Mont. L'innalzamento delle temperature, che ha sciolto in parte il manto e la neve che è caduta nella nottata, sono condizioni che possono creare distaccamenti che potrebbero mettere a rischio la viabilità e la sicurezza degli automobilisti. La strada resterà chiusa in quel tratto per sabato e domenica. Per fortuna resta invece aperto il collegamento fino al casone di Profecchia.